Amici di Italia On Road, buongiorno e benvenuti al vlog di Mitsubishi Space Star. La vettura giapponese che abbiamo in prova si presenta con allestimento Intense, con motore da 1,0 litri, 3 cilindri in linea, 52 cavalli di potenza e funzione Stop and Start. Come potete immaginare dall'allestimento e dalle prime caratteristiche che vi abbiamo indicato, la vettura nasce con uno spirito molto parsimonioso in fatto di consumi e con un forte occhio di riguardo per l'ambiente. Andiamo a vedere insieme gli interni della vettura, partendo proprio dall'apertura delle portiere. Sistema keyless, letteralmente senza chiave. Possiamo accedere a Mitsubishi Space Star con un semplice click. Teniamo la chiave in tasca, nello zaino o in una borsetta e, a vettura chiusa, premiamo una volta il pulsante a fianco della maniglia apertura portiere. Anche lasciando Space Star in un parcheggio di un centro commerciale o in garage, è sufficiente cliccare una volta sul pulsante e, con le chiavi in tasca, poter chiudere in tutta sicurezza la vettura. Saliti a bordo di Mitsubishi Space Star, possiamo riporre la chiave elettronica in qualunque scompartimento portaoggetti presente sulla vettura, oppure esiste un apposito portachiave. Riposta quindi la chiave, premiamo la frizione, il pulsante di start and stop si illumina per darci il benvenuto, anche all'accensione della vettura. Accendiamo il quadro strumenti e davanti a noi troviamo un contagiri sulla sinistra, tachimetro e computer di bordo al centro e sulla destra un utile strumento per monitorare il nostro stile di guida. Prenderemo fino a 3 foglie di premio, se vogliamo chiamarlo così, per una guida attenta e il più possibile parsimoniosa. Ci spostiamo al centro della plancia, dove troviamo un lettore di CD nella parte alta, che ha anche la funzione di radio e lettore MP3, ma attenzione, non tramite porto USB, ma tramite jack ausiliario da 3,5 pollici. Il suggerimento che ci permettiamo di darvi è di acquistare la versione con autoradio in allestimento superiore, che porta con sé anche la porta USB per ascoltare i brani in MP3 o comunque per ricaricare i dispositivi elettronici di nuova generazione. Appena sotto abbiamo il climatizzatore automatico, che con un semplice tasto può essere attivato. Abbiamo fino a 8 velocità di scelta per la ventola e temperature che vanno dai 15 ai 29 gradi con incrementi o decrementi di 0,5 gradi. Arrivati nel tunnel centrale troviamo il famoso posto per riporre la chiave elettronica, numerosi vani portaoggetti e la leva del cambio a 5 marce. Dietro allo specchietto retrovisore trovano invece posto 2 sensori, quello crepuscolare e quello antipioggia. Nel primo caso Mitsubishi Space Star accenderà automaticamente le luci in ingresso in galleria o al calare della sera, nel secondo caso invece regolerà automaticamente i passaggi dei tergicristalli sul parabrezza in funzione della quantità di pioggia.